Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Eccoci qua in questo nuovo video. Guardate chi vi ho portato stavolta. Sei tu che sei venuto da me e non io che sono venuto da Da te. te, io per me, tu per te. Esatto, quindi oggi Esatto. sei tu quello in trasferta. Ragazzi, oggi ci facciamo un po'. Ecco, quando ci sei tu facciamo sempre i recap del mercato. Tu ormai sei l'addetto al calciomercato. Occhio, che cosa ho detto io all'ultimo video. Prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo che domani sera alle 8:30 ci sarà una bella live. Domani sera facciamo la prima live del canale insieme a questo signore qui, dove parleremo Parleremo di del quelle. Napoli, Sì. sperando che succeda qualcosa nel mentre. Domani, mercoledì, ore 20:30, live sul canale. Allora, ragazzi, oggi è martedì 27 agosto. Mancano praticamente, se togliamo oggi, mancano 3 giorni praticamente alla chiusura del mercato. Ieri, stranamente, non si è mossa una foglia, Però oggi però qualcosa si è mosso, eh? abbiamo delle novità, diciamo, degli aggiornamenti da commentare e quindi parliamo un po' di mercato. Allora, io direi di partire da McTominay. Sì. McTominay, che diciamo sembra il giocatore quello più vicino insieme a Lukaku. Fabrizio Romano ieri ha dato degli aggiornamenti. Praticamente lo United e il Napoli hanno l'accordo tra di loro: 30 milioni più bonus. Il giocatore ha detto sì al Napoli e a Conte. Cioè, l'unico problema, diciamo, nella trattativa è che lo McTominay si deve accordare con lo United per la buona uscita. Al 90% dovremmo dire che è Sì, fatto. è fatto. Nella giornata di oggi forse ci sarà qualche no novità, magari si troverà l'accordo. Io penso che se trovano l'accordo domani fanno le visite Sì, mediche, sì. per forza, perché il tempo qua sta scadendo. Esatto. E quindi Anche. McTominay diciamo che è fatta, diciamo. Dice Romano poi che l'addio di Osimhen potrebbe velocizzare tutto e ci sta. Io penso che Osimhen se ne parlerà fino a venerdì, fino all'ultimo. Anche che qua Dubito, io dubito che non vedremo secondo me Osimhen che andrà in un club europeo, è molto difficile. quindi per te va in Arabia. Sì, è l'unica soluzione che accontenterebbe, diciamo, il Napoli per la cifra e il giocatore, diciamo, per lo stipendio, perché dubito che qualche altra squadra offra Osimhen 12 milioni l'anno, 10-12 milioni l'anno. Questo sì, diciamo che riguardo l'Arabia, Fabrizio Romano ha detto qualcosa sull'Arabia per Osimhen e c'è l'Al-Ahly che vorrebbe prenderlo, però ha detto che Osimhen accetterebbe l'Al-Ahly solo se nel contratto ci fosse una clausola rescissoria, perché praticamente Lui vuole tornare in Europa, vuole giocare in Europa. è come se facesse un anno di prestito, mettiamola Esatto. così. Quindi c'è da tener conto di questa trattativa con l'Arabia. L'Al-Ahly ha offerto 65 milioni più bonus, quindi penso che sarà quella la cifra Sì, alla sì, sì. fine. Però dobbiamo vedere se c'è questa clausola rescissoria, altrimenti Osimhen non ci va. E diciamo che un indizio l'ha dato anche il procuratore, che il caro Calenda, quando deve fare i comunicati lombardiani, sta sempre lì pronto. E praticamente, cioè, ha quasi ripetuto le stesse cose di un mese fa. Il pacco, cioè Osimhen non è un pacco da spedire, però stavolta ha aggiunto una cosa e ha detto praticamente che ha ancora tanto da dire in Europa, quindi ha praticamente escluso l'Arabia. Esattamente, cioè la volontà del giocatore è Andare in andare in Europa. Europa, però io non escludo l'Arabia nel momento in cui offerte dall'Europa non ne vengono. Anche perché, diciamoci la verità, se resta, cioè, lo sta arrivando Lukaku. Io non penso che, cioè, se arriva Lukaku, che facciamo? L'attacco Lukaku Osimhen? Cioè, sarebbe un sogno, però io penso che Ma economicamente poi sia non sono infattibile. compatibili. È Sì, per impossibile, secondo me è impossibile. me economicamente è impossibile, perché No. Lukaku ho letto prenderà 8 milioni e lordi saranno 12. Osimhen ne prende almeno 10. In teoria ci sarebbe anche il rinnovo di Kvara, cioè è impossibile che resti. Fino a venerdì proveranno a trovare qualcosa in Europa. E chi è rimasto? Il Paris Saint-Germain solo. Sì, Che Paris il Chelsea mi Saint-Germain. sa che non lo prende. L'Arsenal neanche. L'Arsenal neanche. E quindi c'è solo il Paris Saint-Germain. Se entro venerdì non trovano niente, se ne andrà in Arabia.
Penso che sia ormai siano questi gli scenari secondo possibili. Sono anche accordi presi, ma questo è cercare di invogliare. Può essere pure che hanno un accordo già, dice io fino a venerdì trovo in Europa, altrimenti vado in Arabia. Esatto, anche perché non ci. Cioè, secondo me ci sta un accordo col tra club, agente, sì, che come hai detto tu, fino all'ultimo aspettiamo, maguratamente andrò in Arabia a farmi un anno. Sì, secondo me è tutto per cercare di invogliare i club europei a prendere Osimhen. Diciamo che Calenda poi in questo comunicato ha detto una cosa importante, cioè quando ci sono state offerte importanti anche quest'anno, quindi qua conferma quello che ha detto Manna nel pre-Napoli-Modena, che disse Osimhen voleva già andare via quest'anno. Abbiamo sempre accettato le decisioni del club, quindi che vuol dire questo? Che loro magari volevano andare via, esatto, però hanno accettato il fatto che Napoli dicesse no, devi restare perché ci servi, esatto, praticamente. E questo automaticamente potrebbe anche significare io me ne vado alle mie condizioni. Sì, non... sì, certo, okay, certo, quindi, certo. Quindi questa è la situazione per Osimhen. La permanenza la vedo impossibile. Quindi abbiamo parlato di McTominay, abbiamo parlato di Osimhen, Lukaku. Allora, Lukaku praticamente non ci sono intoppi difficili da superare. L'unico problema sono i diritti d'immagine. Classici. Sì, ormai questo ormai è una regola che dobbiamo partire. I contratti di De Laurentiis, come dissero, sono validi nell'universo. Sono di 9 pagine. Sì, sì. È sempre così. Ci vuole una giornata per leggerlo su. Però l'accordo col Chelsea ci sta, l'accordo col calcio, cioè, l'unica cosa è diritti d'immagine, quindi penso penso domani. No, non sono accordi che rischiano di saltare. Domani e dopodomani Lukaku sarà a Napoli. Cioè. Sono giusto quelle piccolezze tra virgolette da risolvere, però non dovrebbero esserci problemi. Passiamo adesso a Correa. Correa è uno di quei nomi che sono stati fatti negli ultimi giorni per quanto riguarda il terzino destro. Sì. L'abbiamo già parlato qualche giorno fa. Praticamente ci ha detto Fabrizio Romano che il Napoli si è mosso nei giorni scorsi per Correa, però diciamo che lo tiene nella lista, però non sembra che stiano proprio affondando il colpo. No, cioè non sembra il nome prioritario. Bisogna vedere appunto tutto il ruolo intorno a Osimhen, perché Napoli sta facendo comunque degli sforzi importanti avendo un giocatore che vale 60-70 milioni più l'ingaggio che comunque prende, ed è difficile muoversi senza quei soldi, quindi Napoli a priorità era il centrocampista che ha preso, l'attaccante che voleva Conte, poi se riesce a fare l'ultimo colpicino che è l'esterno, deve l'esterno, sì, serve, però diciamo che è ancora gestibile avendo solo il campionato. Quindi io capisco anche che non vendendo Osimhen è complicato anche comprare altri, cioè andare a potenziare su altri ruoli. Quindi Correa è un buon giocatore che può fare benissimo su quella fascia, ma senza quei soldi la vedo complicata. Correa diciamo che è l'alternativa low cost, perché ho visto anche su Transfermarkt mi pare che vale 5-6 milioni. Sì, sì, sì. Allora, noi il nome sulla fascia destra si è fatto ed è un nome molto molto interessante, esatto, perché la priorità del Napoli è Dedic, questo giocatore che gioca nel Salisburgo. Sì. Lui di base è un terzino destro, ma gioca anche a sinistra, può fare anche il tutta fascia. È importante anche per una questione di liste, perché Dedic è un under. Però il problema qual è? È che Salisburgo vuole 15 milioni, il Napoli è fermo a 12, quindi c'è questa distanza di 3 milioni. Che non è molta, però con 3 giorni rimanenti diventa una distanza importante, perché il tempo non c'è. E pare che l'accordo sia stato già trovato anche col calciatore, quinquennale, ingaggio di 1 milione più bonus. È un acquisto da Napoli, questo è il classico acquisto da Napoli, che prende il giovane, che ha belle prospettive ed è già come pronto. Da Salisburgo, che viene da Salisburgo. E tutto il mercato web appunto ci dice che Correa è l'alternativa, quindi mi sa che o si prende Dedic altrimenti si prende Correa. Però Correa non è un under, quindi a livello di liste abbiamo un bel problema, perché abbiamo 15 slot su 17. Esatto. Ho già tenuto in considerazione che dire Zerbin che vanno via, perché che dire oggi ha fatto le visite mediche Zerbin e Valmonza. Sì. Quindi c'hai 2 slot liberi. Boh, uno se lo prende Lukaku a posto di Osimhen. Diciamo per il momento prende uno slot, però in teoria dovrebbe essere il sostituto, esatto, di Osimhen. Poi c'è McTominay che occupa lo slot. C'è in teoria anche Gilmour. Gilmour in questo momento
sembra che si sia un po' congelata la situazione. Sì, sì. Ma non so, perché forse reputano McTominay più prioritario e quindi si spingono su di lui, non lo so. Però diciamo che in teoria c'è anche Gilmour. A quel punto gli slot sono finiti. Mm-hmm. Quindi per fare entrare Correa devi uscire qualcuno. E quindi devi togliere Folorunso, devi togliere un esubero. O Folorunso o Ngonge, perché sono gli unici due rimasti. Perché Gaetano è un vivaio, quindi non, occupa, non libera slot. Mario Rui sta già fuori rosa. Quindi... Se è Correa il nome, allora deve uscire uno tra Folorunso e Gonghe. La Lazio pare che sia su tutti e due, sì. Sia su un Gonghe che Folorunso sicuro, perché abbiamo detto l'altra volta è un vivaio Lazio, quindi serve proprio per le liste, ed è un giocatore che a Barone piace. Però pare che la Lazio sia anche su un Gonghe, e tutto il mercato web praticamente ci ha detto che sarebbe un'idea un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni, cioè se fosse vero io dico prendetevelo subito. Eh sì, Napoli anzi fa anche una plusvalenza. Eh sì, perché l'ha preso a meno di 20. Sì, mi pare una 15 di milioni. Però guarda, se lo riescono a fare questa è una grande trattativa, perché tu l'hai preso, certo, a gennaio Gong, e dopo 6 mesi in prestito, uh-huh, con obbligo, è una grande, esatto, uscita. Cioè, esatto, qua Manna fa un lavorone e poi 20 milioni, poi, cioè 20 milioni. Fanno bene, per l'anno prossimo comunque avremo bei soldini. Eh sì, poi considera se si salva l'Ipswich, prendi soldi da Cajuste. Se magari Nathan fa bene al Betis, se lo riscattano. Lindstrom. C'è Lindstrom all'Everton, certo. Però Lindstrom, visto, non sta giocando, quindi... Andiamo a vedere. Potenzialmente c'hai un bel gruzzoletto l'anno prossimo, però ci sono molti ecco. Poi sappiamo Folorunso, però al momento diciamo che per le uscite ci siamo un po' bloccati. Poi c'è anche la questione Gaetano, che praticamente il Cagliari si è spinto fino a 8. Io ripeto quello che ho detto l'altra volta, cioè se ti danno 8 accetta 8, cioè non ti dare la corda. Napoli voleva 12. Con questi 8 devi aprire comunque, può essere anche l'esterno, ti vendi l'esterno che serve. Sì, anche perché cioè noi siamo a 3 giorni dalla fine del mercato, dobbiamo velocizzare. Se tu vuoi aspettare le cessioni non andiamo bene, cioè devi fare come hai fatto con Lukaku, esatto. Cioè io se metti prendi Lukaku e poi dopo vendi Lukaku, deve essere preso prima, non ora. Sì, questo è anche è un errore fatto anche dalla gioventù di Manna, secondo me. Cioè, tante cose. So. Secondo me il Napoli ha sofferto quest'anno. È Osimhen che ha bloccato. No, a parte la situazione Osimhen, cioè che è collegato ovviamente, il fatto che Giunto gli vendeva bene, Giunto gli era bravo nelle vendite. Io ricordo Jorginho venduto a tanti soldi. 70 mi pare. No, 60 milioni. Jorginho, che era tra Chelsea e Manchester City. Ha venduto gente che veramente erano degli scappati di casa a cifre comunque modeste. Verdi a 30 milioni al Torino. Cioè, raga. Ma pure anche Koulibaly ha un anno della scadenza a 40. A 40, cioè sono soldi che veramente importanti. Quindi Manna dovrà crescere, ovviamente. È giovane. All'inizio giunto quale pure a Napoli ha fatto tanti errori. Ha fatto tanti errori. Quindi... Beh, dare tempo, non è tutto colpa di Manna, è la situazione che purtroppo non era già facile, quindi è difficile per qualsiasi diciamo direttore sportivo. Sì, quindi, sì. Non attaccate Manna, questo è quello che dico. No, Manna non si attacca, per le uscite che ha fatto fino a mo', cioè era pure difficile vendere tutto. Quelli presi lo scorso anno dopo un annato schifoso come comunque ti ha preso Buongiorno, ti ha preso Neres, cioè è vero con l'aiuto di Cuno, comunque ha preso due bei giocatori, cioè, ottimo. L'unico problema sono state un po' le tempistiche su certi giocatori, perché sì, sei partito bene, sei partito tutti e tre pronti via, Buongiorno, Rafa Marina e Spinazzola, poi c'è stato un mese di totale blocco. Non si è fatto niente per un mese. Ora dobbiamo vedere se in 3 giorni riescono a fare tutto. Perché tu ridendo e scherzando in 3 giorni. Lukaku, McTominay, Gilmour, l'esterno. Gilmour punto interrogativo, l'esterno da vedere. E poi devi vendere Ngonge, Folorunso, Gaetano e basta. Mario Rui. Perché Mario Rui bisogna capire. Mario Rui pare che il San Paolo non vuole più andarci. Quindi, ma penso che se verrà messo comunque fuori rosa fuori rosa sì sarà, quindi è nel suo bene andarsene. Sì, Zerbin bisogna comunque darlo via, però non è ufficiale. Poi ci sarebbe in teoria pure Iaccarina che deve andare in prestito, Sakou, quindi cioè in 3 giorni fare tutta sta roba ne siamo capaci? Questa è la domanda. Comunque il mercato, io ho paura che qualcuno di questi non viene, io ho sta sensazione. Io penso che Gilmour non verrà.
Mi sa pure a me. Guarda, se io devo scegliere, preferisco McTominay, Sì. perché McTominay è quel Che centrocampista che serve. serve, Box c'ha to le box, caratteristiche che attacca. non abbiamo in questo E c'è momento. anche gol nelle gambe, Sì, le priorità sono McTominay e Lukaku e l'esterno. E io aggiungo anche un difensore, un braccetto eh? sinistro, No, non verrà perché se nessuno. tu devi Se ne fare una... parlerà l'anno prossimo, forse a gennaio. Però tu praticamente ti farei un anno dove Olivera si dovrà alternare tra esterno e braccetto. Purtroppo così sarà. Quello è. Quindi... Vedremo anche E con poi Gerson, purtroppo. c'è per me anche il problema Spinazzola, perché io comincio a parlare di problema Spinazzola. Perché ha fatto 3 partite pure contro il Bologna. Non ha fatto sta partita gli ultimi quarto d'ora. Cioè, Spinazzola, se tu lo usi come riserva, no? Che entra come Politano. Cioè, per me Sì. Politano e Spinazzola sono due ottime carte da giocarti l'ultima mezz'ora. Ma Spinazzola da Secondo titolare, almeno queste prime 2 partite me con non ha dato Modena e garanzie, Verona, non ci ha impressionato. Può essere che no. ancora deve carburare, Però con il ritiro è stato il migliore, e quello è il fatto. bisogna vedere. Ci sono ancora tantissime cose da Tante fare cose da e 3 fare giorni, non lo so se ci di riusciremo. fuoco. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Aspettiamo novità. Ora, se McTominay lo chiudono, domani molto Sarebbe. probabilmente uscirà il video, se lo scopriamo. Se fa le visite mediche lo faccio uscire il video. E detto questo, chiudiamo qui il video. Fateci sapere un po' la vostra nei Mi commenti. raccomando, Fateci sapere se secondo voi in 3 chi giorni... viene in questi giorni? Qualche colpetto che non ci aspettiamo? Boh. Non lo so, non lo so. Però diteci se per voi in questi 3 giorni riusciamo a fare tutto. Lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi che è totalmente gratis e poi attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani. E a questo punto, ecco, allora, aspetta, facciamo la profezia. La tua classica profezia. Allora, l'altra volta, Osimhen resta, diciamo che non succederà probabilmente. Oggi come ci dedichi? Preciso, preciso però. Osimhen ha detto che non se ne va. Per il mercato chiude il 31, quindi. In teoria il Il, 7, cioè, perché il c'è 30, no, l'Arabia. venerdì quanto è? 30? È 30, sì. 30, Però c'è l'Arabia che chiude il quindi 7. io. La mia profezia chiude il 30, non sapevo della rabbia. Ecco qua, ma si deve gli ali Bisogna sulle follicole. precisare. Ebbè, qual è la profezia di oggi? Ok, L'ho detto durante il video. Gilmore per me non viene. va bene. Vabbè, quindi ragazzi, Gilmour non viene. È colpa tua se non viene. Ragazzi, noi ci vediamo domani. E Mazzocchi sarà il titolare della stagione. Noi ci vediamo domani. Forza Napoli sempre e niente, buon proseguimento di giornata. Ciao. Ciao, aiuto!